dite. Tutto pronto, inizia il match dei ragazzi del Piemonte Calcio, il tricolor gaucho. Vediamo questa gara, che emozione. La riviglia appena sveglia, cioè ci fu questo sguardo, sai? Mi sorprese la cosa. Però quel giorno non riuscì a vederla. Attenzione Magni! Giovanni Magni, il vantaggio dei ragazzi del Piemonte Calcio con Giovanni Magni, un ragazzo di Palermo. Parte la ripresa 1-0 per il Piemonte Calcio contro i Tricolor Gaucho. Vediamo questa ripresa che destra sulla destra, più centrale. Oria, l'ha preso dal padre. No, il figlio del fratello. Ah, no, non lo faccio male. Non... Il palo clamoroso, incredibile. Palla che bravo, chiama a distanza, a distanza. Super Oriani, davvero. Ah no, Sessu! Bravo, bravo! Andare, veloce! Frati, torna un po' di più. Alza! Ma messa in mezzo il palo che... No, ma questo pesce tuttora. Ma è inequivocato. Poi non voglio... Gioca, parli assai, gioca! Guaiuno sapo quando Guaiuno ci sta provando. Oncia! Il raddoppio del Piemonte Calcio con Tommaso Oncia 2-0. Allora volete fare il cambio se volete? No ragazzi, se volete farlo fate voi, decidete e lo fate. Palo palo clamoroso! Poi palla che resta ancora lì! Oncia! Quando la giornata a scuola, che era un annetto che non mi ha sentito, hanno visto già, ma ti è arrivata una lettera da Canicattini. Palla messa in mezzo, attenzione, c'è la rete di testa, il pareggio del Tricolor Gaucho 2-1. Voglio, fatevi, attaccatevi alla rete, se no non si vede. Alessa vai. Ora il destro Oriani. Sordi in Serie E per voi, che gara è stata? È una partita abbastanza difficile, abbiamo segnato all'inizio noi, poi abbiamo fatto il secondo gol, abbiamo subito un sacco di tiri, però sono riuscito a parare, in forma diciamo, poi ci hanno fatto il gol alla fine, però siamo riusciti a vincere. Senti, in attesa del derby contro gli Antonello, siamo tutte sfida due del squadre, cuore. Tutte due squadre che venivano a media league, diciamo che non sarà facile né per una né per l'altra, speriamo che vince l'Antonello.